Per ora, i motori disponibili sull'elettrico E-Tech di Renault Scenic sono due. Entrambi installati sull'asse anteriore, di tipo sincrono con un rotore avvolto. L'unità di accesso alla gamma sviluppa 170 cavalli vapore e 280 nanometri di coppia. Lo Scenic grande autonomia viene spostato un motore con 220 cavalli vapore e 300 nanometri. Alimentato da una batteria 87 kWh. Può essere ricaricato a colonne ad alta potenza fino a 150 kW e copertine. Sempre secondo i dati dichiarati. 620 km con un pieno di energia. Archive 100 in 8,4 secondi e ha una velocità massima di 170 km all'ora. In entrambi i casi, alternando la ricarica corrente ha luogo a 22 quill. Dipartimento delle sospensioni comprende uno schema McPherson nella parte anteriore e un multilink a tre leve e mezzo dietro.